E bella a tutti ragazzi dal vostro The Next Mad Gamer. E eccoci qui con il 14° episodio, sempre di The Witcher 3 Wild Hunt. E niente, andiamo avanti. Ci siamo lasciati che parlando con il barone e dobbiamo cercare appunto la sua moglie e la sua figlia scomparse, che ancora non si riescono a trovare. E siamo arrivati a Oxenfurt. Ovviamente adesso mo vedrete che ho già viaggiato all'interno della città, che se non sbaglio, per entrare all'interno di questa città c'era bisogno di un lasciapassare. Questo lasciapassare poteva essere ottenuto tramite una quest secondaria, che però era un lasciapassare falso. Non riesco a capire il perché non me l'abbia dato, anche se la missione è stata completata, cioè mi si è buggata la missione. Dovevo proteggere, insomma, il fratello di uno, insomma, un falsario da De Gaulle, mentre razziava, insomma, i corpi all'interno di un campo di battaglia. E vabbè, ho finito la missione, è arrivato da quello e me l'ha segnata come fallita. Boh, vabbè. Comunque, lascia passare, comunque si può ottenere anche tramite la trama principale. E appunto te lo dà il barone, quindi non ci sono proprio problemi. Eccoci qui a Oxenfurt. Dirigiamoci al punto della missione. Tanto do le capocciate alle guardie, così a buffo. Parte l'ennesimo filmato di questo gioco. Tamara, ecco, stiamo cercando Tamara, la figlia. Ecco, giochi preziosi Wojtek. Intanto guardate, ho tagliato i capelli a Geralt, che spettacolo, doppio taglio medievale. E anche l'armatura ho cambiato. Bene, ci imbruttisce un gatto. Dai una zaccagnata. Oh, gli sta guardando proprio storto, già guardato. Mo si trasforma in Ame Granite. Ah, è lei. Buonasera. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing È more to molto talk about. gentile. Got every right to be angry with your father, Diciamogli, but he's andiamo worried. sul sentimentale. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only Ecco qua. about what to get soused on next. Vabbè. C'ha ragione, eh. Dai, continuiamo a fare i sentimentali. Ci tiene a te, a tuo padre. Ha capito che ha fatto una stronzata, un uomo nuovo. Magari mo cambia idea. Sa ma di un sacco di stronzate però comunque. Mazza, è bravo con le parole, Geralt. Quando non ci arriva quelle parole, manipola le persone tramite quel segno là che gli fa, insomma, il lavaggio del cervello. Ecco, sentiamo la sua versione della storia. Mine. It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying Che under bel the stairs, quadretto. caked in mud and clutching a bottle. Next Abbiamo capito comunque che questo era un alcolista anonimo. Father would drink, disappear for days, then come home in a Addirittura rage and tirava set i mobili, furniture mamma mia. flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. Ammazza, ah, questa andava in I guerra. remember him È screaming at Mum, una the thud soldatessa. as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and Ah, long for certo. silence. Grande e That's the moment grossa you è spit, cogliona. multiply by 90 Sei un and there ends my soldato, life. una soldatessa, e quando Finally sei we could have incazzata a metti calm sotto moment. al letto. Bene. He crossed the line and we Pensa fled. quando ti hanno in guerra, allora che facevi? Cioè, scavavi le buche sottoterra come gli struzzi e ne scivi più. Allora, perché I don't tua mean madre ha to pry, but abortito? I know your mother had a miscarriage.
Adesso siamo, abbiamo eliminato proprio il tatto di prima. We were alone, no one to help. Blood everywhere. Worst night of my life. Quindi ci ha detto la verità che era stato lui, insomma. Mom was in shock. She was raving that it was better this way. Colpa sua dell'aborto. Comunque mi hanno detto che ha fatto una grandissima minchiata nella scelta, insomma, del botchling. Ho fatto veramente una stronzata, in quanto se lo trasformavo in, insomma, in un altro mostro che non era, non aveva intenzioni malvagie, si trasformava in uno spirito che mi avrebbe aiutato in futuro. Mo non so, cioè, qual è il, diciamo, dove mi potrà aiutare, però comunque mi hanno detto che ho fatto una bella cazzata, come al solito, perché da sto gioco ci sto giocata poco e ho capito subito che ogni volta che c'è stata una scelta io faccio la scelta sbagliata. Però vabbè, è così. I've never been so scared in my life. That thing grabbed my mom and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but se non ho letto male, parla di un mostro che now I don't even know if she's ha preso la madre. What will you do now? Find my mom. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got amici potenti, attenzione. Che se Briatore, che Berlusconi è andato a fare Orge Arcore, questa qua. What about your father? Allora, cosa ci dici di tuo padre? I don't care. I won't go back. Bene, non torna da lui, ottimo. Forgotten it already. Quindi i soldi di lei non li prendiamo. Who are these friends if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire. Della Chiesa del Fuoco Eterno. Oddio. Oddio. Non era quello là che diceva all'inizio del video. Cioè, iniziale proprio. Ecco qua. Cazzo, è Napoleone, sei. Though I hear you're good at tracking things down. Ma chi sei, io? Ma chi te mano? Ma chi ti conosce? Sì, questo intanto ci ha attaccato sulla giacca due bombe proprio. ISIS approved proprio, kamikaze questo. Certo, forza. Decide lei. Noble of you. A killer for hire, abandoning his bounty for the good of another. The pure questo è un po' fire, non dico stronzo, ma un po' antipatico. Ce l'hanno tutti contro a sto gioco. Siamo guarda, è disperato. che c'ha tubercolosi, c'ha l'ebola, c'ha, sta sempre a tossire, che è, oh. You don't need mutations to strip men of their humanity. Esatto, bravo. Incarta e porta a casa. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the questa mi sa un po' troppo di sto coso del fuoco eterno, mi sa un po' troppo di setta che fa un po' impiccetti, Clara. Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tipo, che ne so, rituali con la magia nera, mo sto a viaggiare, beh, troppi giochi fantasy, GTR fantasy ho giocato, tipo Dragon Age, primo fra tutti. E vabbè, vedremo, chi vivrà, vivrà, vedrà. Tanto questa scena si conclude così, con un'altra imbruttita del gatto. E bene, andiamo dal barone. Usiamo il viaggio, insomma, un viaggio rapido, che è un bel po' distante. Stiamo qua vicino. Via. Vedi, ecco, questa città è sto coso, è sto ponte qua, che non te ce fanno passare, ci sono le guardie. E niente, e tu ci devi avere sto coso, sto lascia passare, perché sennò te ne rivai da dove sei venuto.
Niente. Però noi ci avevamo e siamo passati. Tanto i caricamenti che sono diventati sempre più lunghi. Mamma mia, oh. Che strazio. I caricamenti su Apple 4 dovrebbero durare 2 secondi netti proprio. È una cosa incredibile, io non me la spiego sta cosa, guarda proprio. Tanto qua invece potranno mettere una strada che andava direttamente là, no? Proprio no, mi devo fare sempre tutto il giro. Voi direte, vabbè, c'è il cavallo, perché non lo chiami? Perché so stupido. Però vabbè, dai, famo da a piedi, non è proprio lontanissimo. Al ritorno vanno tu riscende e vado col cavallo, assolutamente. Comunque la mia, mi sta venendo in mente una cosa, la FIA insomma l'ho impostata come prima destinazione anche perché era la più vicina, no? Ma a sto punto viene in mente da di no? Se sceglievo come meta principale, insomma primaria, prima quel, la missione insomma della madre, il dialogo sarebbe cambiato con la figlia, cioè avrebbe cambiato idea, sarebbe stata un po' più, non dico gentile, un po' più disposta a sentirmi, cioè ritornata al padre, perché vede che la madre è ritornata al padre, quindi questi suoi film che mi faccio, boh, non avremo mai risposta. Ho dato la bambola a tua figlia. Come ha reagito? Ha detto che inviano lo stesso. Ha gettato. E niente, sì, mi dispiace, ma se ti dice bene ritorna tua moglie, guarda. Però, per quello che gli hai fatto, ha veduto ora che ritorna. Grazie, cioè. Vabbè, io sono dovuto ritornare fino a qua solo per sentirmi di... Vabbè. E niente ragazzi, adesso credo proprio che dovrò fare un taglio, assolutamente, che mi ricordo che era un po', un bel po' distante, tanto quando sono al giardino dove si imbriacava per compare. Dovrò sicuramente fare un taglio. Intanto chiamiamo il cavallo che sta qua dietro. Si materializza. Dal pozzo è salito. E le cose, il realismo dei videogiochi. Poi passo sopra la gente. Proprio Acab. Niente, mo stavo dicendo. Dovrò fare quasi sicuramente un taglio. Intanto salgo sul fuoco. Taglio per i prati. Famo sto taglio. Vediamo un po' col viaggio rapido se ci arriviamo vicino, ma la vedo un po' dura. Vediamo un po'. Allora, sta nel Velen, quindi devo andare. No, qua. Questo è il Velen. Epic fail. Dove devo andare? Cioè. I tracci, cioè, esamina le tracce. A me queste missioni qua, a me mi fanno ridere, guarda. Cioè è una cosa impressionante. Ma mi vuoi dare una traccia? Mi dici in do cazzo devo andare? E ragazzi, eccoci qui. Mi ricordavo bene. Lei palude del gobbo. Non la palude del gobbo. Non si poteva trovare, cioè non c'è stava nessun segnalino sulla mappa. Anche se me lo segnava su Velen. E ricordandomi bene che io già l'avevo letto se valuto il gobbo. Dopo che ho setacciato praticamente per un quarto d'ora la mappa in cerca del segnalino della palude del gobbo, ho fatto, ma allora non l'ho letto. L'avevo letto dentro la cosa delle missioni. In pratica le palude del gobbo adesso se stanno... Cioè è un'altra missione, sempre quella per avere informazioni su Siri. Però
è quella che mi porta alle streghe, alle megere, insomma, che sono delle streghe, appunto, e stanno qua dentro. Mo' niente, passiamo da una missione all'altra, però penso che, cioè, stiamo qua. Qua la missione ci diceva dalle paludi del gobbo. Eccoci qua, quindi. Devo seguire la pista dei dolci delle mamme. Che spettacolo. Usiamo i sensi da Witcher. E mo speriamo che sta missione non, cioè, c'entri qualcosa con quest'altra missione che abbiamo intrapreso, perché sennò mi rimane, non so dove mettere le mani, sinceramente. Cioè, mi rimane in sospeso una missione così. Mi pare una cosa, oddio, non proprio. Non vorrei che sia un bug, perché me ne so capita di un paio giocando, insomma, non registrando. Mi capitava, insomma, persone che mi, cioè, io avevo finito una missione, mi diceva che non l'avevo fatta. Missioni che erano state completate con successo e mi diceva, cioè, roba così. Non vorrei proprio Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking. Strung him by che. his Beh, feet. intanto un Cooking had him empty, ragazzino stripped his che ha skin all letto clean. 50 sfumature di Loved the sick and grigio, tasty, best sausage I had l'ha seen. legato, l'ha Cook's a stupid kid. pistato, Shouldn't vabbè. debate the pup. Now we'll light a fire. Gonna roast him Dì da up. tu chi va a fare la One, legna, sei tu. two, three. The one to fetch the Bah. kindlings. Bella rima. Interesting rhyme. Puoi fare MTV Good Spit. name. Go Ma che away. ci fanno tutti sti ragazzini qua? Oh? Eccoli. What are you doing out here alone? La He's not alone. He's with Gran. Nonna, Where chi did you sarà? all come from? Orfani. We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Bah. You know that? Ma non vorrei. Non è che magari la strega è proprio la moglie del barone. Non vorrei che. Witches? Le streghe della palude, non è una sola. You Magari. can't go in the bog. Gran didn't like Anna, it. la My moglie del brother said it barone, quite è messy. una strega Gran said delle it was 'cause he went in the streghe. woods and got lost. Zemek. Gran cried an Zemek awful lot Zeman. after that. He could still come back. A young woman Ok, got ti lost in diamo the swamp. She informazioni has così ashen hair and volanti scar on su her face. Siri, Can magari see ce lo her dicono mother. loro. Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got No, tests. no. Too. No, le Ain't ragazze no hanno lassie le. lassie. Che Bjarni grande here. sto So, ragazzino. ain't No, te lassie sei no lassie. una femmina She's perché non c'hai fabulous dette. when she Bravo. gets her È tests. un bel Torturing the ragionamento. poor lads. As we sit. Oddio, a me mi fanno tagliare, mi fanno sti pezzi qua. Anyone else here besides you? Nini nu. Someone who might have seen the woman? Like the six-eyed tree? Trees. Albero da sei occhi, ma che? But there is Johnny. Ecco qua. What's this talk? What kind of gibbering is this, eh? No one La allowed here. vecchia Just de. kids. My kids. They're allowed. But who are you? Waving Capito? swords like a Non bandit. ci abbiamo cattive intenzioni, cioè. Chiediamo informazioni. You look after Tutti these tua. kids. They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the Tutti woods. persi, la Madonna. See Abbandonano, him in the woods? bastardi. No one has. Chiediamogli altre cose. Facciamo chiarezza You su one of the witches of the chi swamp? sia questa May I qua, cook sta that vecchia. bog? Quindi Witch? Me? Nay, I've no non è broom una nor strega hoe, not questa, mi one vuoi wart dire? on me nose. Got a pretty nose, Beh, certo, è see? proprio una bella Gran's got a fregna. lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so Poi ha detto sweet. di un Johnny. Who's Johnny? Johnny, Johnny, ain't you? Oddio. Come the morn, some fairy Oddio. shack.
Watch your language. No, vabbè, ma che è un... ma chi è questo qua? Ha mangiato un gatto e ha cagato il suo pelo. Oddio. Vabbè, dai, diciamo che stiamo cercando una donna. Però c'è sta missione, non c'è sta traccia della moglie del barone. Maybe you've seen her. Stiamo cercando Siri, biondo, capelli biondo cenere, ma cioè, è questa, boh. Sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. A bit of help, please. A young ashen-haired woman just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Niente. Wash your hands. We'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Vabbè. Cause I don't know. Vabbè, era normale comunque, loro non sapevano niente. When I ask him something, he says, "Wait, I'll scratch my arse and tell you." Mi gratto il culo e poi te lo dico. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone. Vabbè, noi non ce vogliono qua. Damose, cioè. È inutile rimanere qui. Intanto qua continuano a esserci ragazzini dappertutto. Parliamo con sto bambino che ci sembrava un po' loquace. Sta la vecchia. Dai, non cagare il cazzo, madonna mia. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Niente, sta signora non vuole, anzi sta stronza, sta megera proprio. Sta poco di buono, non vuole che parliamo con questo bambino che c'ha informazioni. Dove si trova Johnny? Diccelo subito. Non esiste, certo. Johnny's made up. Be gone. Be gone. Ci ha pure dato una... una pezza, che cazzo vuoi fare? Cerchiamo informazioni ad altri bambini. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. Cioè, dicono che Johnny non esiste, prima dicono che gli faccia le domande. E mo non dicono che non esiste. Cioè, la vecchia ha parlato solo con quel ragazzino. Come fa a dire che... The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods. Già da ste cose, no? Cioè che dice che... cioè magna e lumache, mo, E metter culo sul formica. Cioè questo non dovrebbe essere uno spirito, è una persona vera, cioè, capito? Does your Gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. Non riesco, cioè, provo a farmi delle domande, cioè. E comunque ripeto, noi stiamo cercando Siri. Stiamo cercando sto Johnny per trovare Siri e no la moglie del coso de quello stronzo là del barone. Gran says so. Niente, mi tocca andare a vedere, cerca informazioni. Chiede consigli, insomma, a gente che ci ha giocato prima di me a sto gioco e vede se è un bug o no. Anche un'altra cosa che ha stesso problema era di quella missione del lupo mannaro, che io l'avevo intrapresa inizialmente, che sono stupido, inizialmente facendo, cioè, bisognava essere di livello 11, io ci sono andato là con livello 7. E niente. E intanto questi ci chiedono di far nascondino. E sono scappato. Cioè, se poteva scappare, quindi io mi sono dato perché, cioè, con un cazzotto, anzi, una zampata me crepava, me levava mezza vita. No, vabbè, qua no, devo cercare i ragazzini. Non è possibile. Vabbè, lo faccio dopo al prossimo episodio. E vabbè, sono ritornato poi, vabbè, a livello 11. Però mi dava
come sta missione qua de cerca la moglie del barone. Mi diceva che dov'era la zona dove si trovava, insomma, il mio obiettivo, però non me lo segnava sulla mappa. Cioè, mi diceva la zona, il Velen, però non mi diceva sta qua. Tu vieni a cercare direttamente qui. Non mi disegnava pure la distanza, vedi, mo mi segna 10, no? Non me la segnava, non mi dà nessun punto di riferimento. È come se la missione era scomparsa nel nulla, però se ritornavo in quel luogo, mi ritrovo, cioè, mi ricordavo di quel luogo e riuscivo a tornarci senza indicazioni, il lupo mannaro c'era. E quindi non vorrei che rifosse sto bug. E questa è la cosa che mi preoccupa a me. Quindi speriamo che ci sia la svolta, oppure che sta missione, cioè comunque la situazione si risolve. Non è quello il problema, Però è una cosa che a me mi fa un po' storcere il naso, insomma, perché se fosse davvero un bug, come ho detto, mi c'ero tempo al culo, e non poco, perché, cioè, non puoi fare una missione che ha una certa, cioè, ok, magari c'è sta una missione che te può dire che devi indagare, però entro una zona circoscritta, cioè che lo capisci, dici io c'è sta qualcosa qua dentro, ma no che devo esplorare una mappa intera, cazzo. Cioè, non so se condividere il mio pensiero. Comunque, vabbè, dai, ne riparliamo il prossimo episodio, che devo trovare sti ragazzini, che chissà, mo magari questo se n'è nato uno in Germania, l'altro in Bielorussia e un altro in Norvegia. E manco mi segna, però vabbè, vedi, è questa la zona dove io devo cercare. Cioè, alla fine li trovo. Ci metto mezz'ora, però li trovo. E va bene, scusate lo scazzo, però era dovuto. E niente, ci vediamo al prossimo episodio, il 14esimo. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e commentate per la soluzione all'enigma di dove sta sta moglie del barone, che è, se è, mandiamo l'annuncio a chi l'ha visto e poi vediamo di risolvere la situation. Vi saluto qui, bella a tutti ragazzi, dal vostro The Next Mad Gamer. Alla prossima.